Buongiorno, andiamo con l'oggetto numero 70, che è un'interrogazione presentata dal consigliere Leonelli all'assessore Barberini. Servizi a sostegno della disabilità erogati dalle aziende umbre e in particolare dai distretti dell'azienda ASL numero 2 per le famiglie con i figli affetti da sindrome di iperattività e disattenzione. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Leonelli. Grazie Presidente. Va premesso che il disturbo da deficit di attenzione per attività in età infantile o ADHD viene definito come un disturbo evolutivo dell'autocontrollo che include difficoltà di attenzione, concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. I problemi derivano sostanzialmente dall'incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell'ambiente. Tale disturbo è uno dei più frequenti ai sordi in età infantile, rende difficoltoso, in alcuni casi impedisce il normale sviluppo, l'integrazione e l'adattamento sociale di bambini, adolescenti e adulti. La complessità della diagnosi necessita dell'uso di strumenti appropriati che consentano di valutare la presenza dei sintomi nei diversi contesti di vita del bambino e il trattamento multimodale che va adattato alle caratteristiche specifiche del bambino stesso. Dopo i 14 anni, fortunatamente, l'iperattività tende a scomparire, ma non così la disattenzione. Per qualche esperto, fino al 50% dei bambini, dal 25 al 50, insomma, fino al 50% dei bambini con ADHD andrebbe inoltre incontro a disturbi psicosociali nell'età adulta, come appunto abuso di sostanze, fumo e alcol. Ora, rilevato che le famiglie con bambini affetti da tale sindrome hanno bisogno del supporto di esperti per fronteggiare al meglio sia la diagnosi che le terapie e che non sempre le cure di cui necessitano tali bambini vengono riconosciute dal sistema nazionale e regionale, parliamo di cifre ingenti, facendo una stima media può arrivare fino al mese a 1.380 euro a famiglia, tra chi assiste nei compiti a casa, al magari genitore che deve mettersi part time, al pedagogista 4 volte al mese, insomma una serie di risorse che chiaramente devono essere spese dalla famiglia, tenuto conto anche che c'è un centro regionale di Terni che è considerato anche a suo modo un centro importante, ma viene finanziato con circa 25.000 euro, che è una cifra sicuramente importante, ma se prendiamo a riferimento anche altre patologie, magari conosciute in leggi nazionali, come per esempio l'autismo, ci rendiamo conto che le cifre sono appunto molto più significative e che le liste d'attesa per quello che riguarda appunto la diagnosi, la terapia, in prima vista oggi abbiamo 82 persone, appunto 82 casi, insomma vorremmo capire, si interroga la Giunta, su quali sono i servizi erogati dalle ASL regionali a sostegno della disabilità sul territorio umbro, in particolare per le famiglie con figli affetti da sindrome di iperattività e disattenzione nei distretti dell'ASL 2, considerato appunto quelli che sono l'incidenza che poc'anzi ho ricordato della patologia anche nella nostra regione, oltre che nel territorio nazionale. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, grazie all'interrogante per aver dato l'opportunità di affrontare un tema che è stato più volte segnalato all'assessorato. Come ha detto, c'è istituito un centro regionale a Terni per questa specifica patologia, un centro a cui erano stati affidati euro 25.000 a fronte utilizzate per l'inserimento di un neuropsichiatra infantile per 14 ore a settimana e una psicologa terapeuta per 13 ore a settimana. La ASL però ha ritenuto insufficienti queste tipo di iniziative e ha cominciato subito dopo l'unificazione delle due aziende sanitarie un percorso che in qualche modo arrivasse a un potenziamento vero, autentico, per migliorare l'offerta per questo tipo di attività. Le iniziative messe in campo sono andate da un lato verso un incremento di personale inserendo diverse professionalità per far fronte a tutte queste attività e dall'altro una riorganizzazione totale della rete
attualmente ancora disomogenea, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'età evolutiva. Per il primo aspetto, e cioè l'incremento di personale, sono state fatte proprio nel corso di questi ultimi mesi un incremento di medici, dove si è ricorso al convenzionamento di 3 specialisti ambulatoriali e un dipendente a tempo determinato su posto vacante. Sono stati incrementati gli psicologi su tutto il territorio aziendale, inserendo alla data odierna 3 psicologi specialisti ambulatoriali e 2 che verranno inseriti proprio in questi giorni. Si è avviato recentemente ad un incremento della dotazione di logopedisti, a fronte dei 3 pensionamenti ne sono stati assunti 5. È avvenuto un convenzionamento, e questo alla fine dello scorso anno, quindi dicembre 2016, per 6 ore settimanali con il professor Hayek, che è il direttore della struttura complessa di neuropsichiatria infantile dell'azienda di Siena, a cui saranno affidata la supervisione dei casi più complessi. È in fase di ultimazione con l'ospedale del Bambino Gesù una convenzione per un medico neuroriabilitatore per 6 ore settimanali per i trattamenti della spasticità infantile. Accanto a questo si è intervenuti sulla riorganizzazione della rete con atto deliberativo di febbraio 2017 la direzione generale ha riunificato tutti i servizi in un'unica struttura aziendale di neuropsichiatria infantile con lo scopo di assicurare omogeneità dei servizi e delle procedure. Con atto deliberativo sempre del febbraio del 2017 si è inserita la suddetta struttura aziendale nel Dipartimento Salute Mentale, come peraltro prevista dalle guide in ottemperanza alle linee guida regionali, affinché si arrivasse al superamento delle criticità che sono state palesate. Nello stesso, assessore, in data 28 marzo, 28 marzo arrivo alla conclusione, Presidente, si terrà un colloquio selettivo per l'attribuzione di un incarico di tipo 15 septies ad un professionista, per ricercare un professionista con le specifiche competenze professionali inserite nel bando anche in materia di ADHD e autismo. E chiaramente questo permetterà in sostanza di configurare tutta l'area, e se ancora ciò non fosse sufficiente, è chiaro che l'azienda procederà ad un'ulteriore verifica. Grazie. Grazie. Consigliere Leonelli, sì, veloce per grazie la all'assessore per l'esaustività della risposta. Mi sembra che chiaramente da questa si desume una volontà di venire incontro alla problematica che poc'anzi ho evidenziato. E l'intenzione è quella chiaramente di monitorare e capire se chiaramente possono servire o meno magari altre risorse in futuro, perché chiaramente c'è una valutazione positiva anche degli operatori sul centro di Terni. Quello che è chiaramente è il problema delle liste d'attesa, quindi magari dovremmo capire se chiaramente con qualche risorsa in più possiamo abbattere chiaramente un po' le liste d'attesa e venire incontro alle esigenze della famiglia, che ripeto sono sicuramente significative e anche numericamente corpose per quello che chiaramente è il tema della DHD nella nostra regione. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 73. Abbiamo un'interrogazione del consigliere Rometti rivolto all'assessore Cecchini. Mancato rilascio dei nulla osta relativi al piano di sviluppo rurale 2014-2020, misura 4, sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1, sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. L'interrogazione è volta a segnalare un problema che riguarda appunto le risorse del piano di sviluppo rurale, misura 4, sottomisura 4.1, comunque insomma al di là delle sigle, le risorse che la programmazione comunitaria mette a disposizione per
il miglioramento aziendale, per il miglioramento della sostenibilità delle nostre aziende agricole, e sono risorse naturalmente importanti per quel che riguarda il tessuto appunto agricolo e economico della nostra regione. Qui si è determinata, diciamo, una, poi l'assessore chiaramente entrerà nel merito, si è determinata un ritardo dovuto al fatto che nella delibera con la quale, diciamo, furono decise l'emanazione dei bandi, che risale al maggio del 2015, quindi a 2 anni fa, prevedeva che il nulla osta per le aziende ad andare avanti venisse dato sulla base di fatto di un'autocertificazione da parte dell'azienda. La verifica documentale da parte degli uffici poi ha evidenziato che in molti casi questa documentazione non era completa, e quindi da lì è stata emanata una nuova delibera nel luglio del 2016, con la quale si decideva che il nulla osta poteva essere rilasciato solo a valle di una verifica delle richieste. Quindi dal luglio del 2016 a oggi chiaramente c'è un'aspettativa da parte dell'azienda legittima di poter avere il via libera per realizzare questi investimenti. So che l'interrogazione è di un paio di mesi fa, e quindi so che da allora ad oggi qualcosa, come dire, si è mosso, è andato avanti, e quindi credo che, ecco, insomma, siamo probabilmente nella strada giusta, perché parliamo comunque di molte aziende, 137 aziende, quasi 400 sì, hanno fatto richiesta, sì, e quindi naturalmente, insomma, è una questione rilevante, soprattutto in un momento come questo. Grazie. Consigliere, prego, assessore Cecchini. Sì, ma velocemente. L'Umbria è stata la prima regione a livello nazionale ad aprire i bandi per le misure relative agli investimenti, e questo ha significato che mentre già da febbraio i nostri uffici rilasciano i nulla osta, le altre regioni aprono i bandi. Questo tanto per inquadrare a livello nazionale dove stiamo, a che punto siamo. Il fatto che noi siamo stati i primi a livello nazionale ad aprire nel 2015 i bandi ha significato che AGEA nazionale non aveva pronti sistemi per poter accogliere le relative domande, e la conseguenza è che noi l'abbiamo fatti presentare nei sistemi regionali, che poi hanno dovuto subire il trasferimento nei sistemi nazionali. Poi è iniziata l'istruttoria, i regolamenti e le delibere, così come citava il consigliere, fanno sì che la graduatoria si fa sulla base dei punteggi che le singole aziende si attribuiscono aderenti ai criteri dello sviluppo rurale. Successivamente, perché si possa rilasciare il nulla osta, c'è l'istruttoria da parte degli uffici della regione, che mano a mano verificano dove c'è bisogno di chiarire meglio, dove c'è bisogno di inviare ulteriori documentazioni, dove c'è bisogno appunto di ulteriori informazioni, e di norma non sono poche. Questo ha significato un lavoro che ha portato, comunque, anche carina la cosa, perché l'interrogazione del 7 febbraio, ma l'8 febbraio gli uffici già avevano, come di fatto, la determina per rilasciare 108 nulla osta, perché la misura 4 ha 3 sottomisure. Quella relativa alle aziende agricole per gli investimenti, quella relativa, la 4.2, alla trasformazione, quindi anche all'agroalimentare, e quella relativa ai giovani, perché i giovani sono finanziati con la 6.1.1, ma trasversalmente, quando un giovane abbina, ad esempio, che oltre al primo insediamento fa un fienile o fa una stalla, si collega automaticamente alla 4.1. Quindi la conseguenza è che già l'8 di febbraio la determina ha fatto sì che di inviare 108 nulla osta per i giovani primo insediamento, 111 per la 4.1, 7 per la 4.2, che erano relativi alla capienza finanziaria messa in capo in quel momento. Quindi gli uffici hanno, attraverso l'istruttoria, inviato in nulla osta per oltre 50 milioni di euro, e non è, come dire, un lavoro semplice. Tenete conto che ogni tanto lo ricordo, ma perché ne vale la pena, quando sono arrivata all'assessorato all'agricoltura nel 2010, compresa la Rusia, c'erano 11 dirigenti,
presenti oggi, anche per stare in coerenza con gli adempimenti della spending review e comunque del risparmio. Da 11 dirigenti siamo passati a 4 e man a mano i pensionamenti anche dei funzionari non abbiamo sostituiti, quindi a fronte di questo le istruttorie fatte sono per 50 milioni di euro. L'ultimo tavolo verde della settimana scorsa ha anche deciso, e porteremo in giunta nelle prossime settimane, lo scorrimento di queste tre graduatorie per ulteriori 30 milioni di euro. Quindi un prezzo da pagare, il fatto che all'inizio c'è stato un po' di sfasamento, ricordiamoci sempre che siamo i primi in Italia ad aver messo a disposizione i bandi per dare, perché il bando è importante per un motivo, anche se il nulla osta ti arriva tardi, l'eleggibilità della spesa ce l'hai dal momento in cui hai presentato la domanda e quindi da quel momento si può fare gli investimenti anche se il nulla osta arriva dopo. Grazie Assessore, prego Consigliere Rometti per la replica. Prendo atto con soddisfazione la risposta dell'Assessore, che credo non tanto e non solo per l'interrogazione, ma comunque le cose sono andate avanti in modo coerente, quindi credo che sia stata data una risposta tempestiva in un quadro comunque di attività su questo settore che, insomma, come è stato detto altre volte, già ha dimostrato una buona capacità di efficienza. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 77. Si tratta di una interrogazione del consigliere Squarta rivolta all'assessore Barberini. Tempi di attesa presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Intendimenti della giunta regionale volti a risolvere le rilevanti questioni emerse. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Premesso che da quanto recentemente denunciato dalla stampa locale rispetto ai tempi di attesa del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, conferma l'esigenza di un intervento della giunta regionale e di una presa di coscienza da parte della direzione dell'azienda ospedaliera rispetto alla gravità del problema. Ricordiamo che nel 2012 i tempi di attesa erano di 6 minuti circa per i codici gialli, 19 per i codici verdi e circa 59 per i codici bianchi. Oggi i dati sono allarmanti, con tempi di attesa di circa 50 minuti per un codice verde e persone che aspettano anche 4 ore, quando non sostano in attesa anche per 10 ore addirittura. Atteso che in virtù dei suddetti dati va sicuramente rivista l'organizzazione del pronto soccorso per evitare che i pazienti debbano affrontare simili disagi, e ritenuto che uno dei problemi principali risiede anche nella mancanza di sinergia tra gli ospedali territoriali, cosa che porta pazienti provenienti dall'intero territorio provinciale a recarsi al pronto soccorso di Perugia, una mobilità sanitaria che dimostra la presenza di problemi di comunicazione e di organizzazione riguardanti la rete sanitaria dell'emergenza. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore competente per conoscere se non intenda risolvere le rilevanti questioni emerse in relazione al sovraffollamento del servizio di emergenza dell'ospedale, anche rivedendo le competenze dei medici di base o attuando altre misure di contenimento dei disagi. Sì, la interrogazione verte sul pronto soccorso esistente sull'azienda ospedaliera di Perugia, Santa Maria della Misericordia, il pronto soccorso più grande della nostra regione. Nel 2016 ha avuto 62.139 accessi, di questi 7.331 sono codici bianchi, 42.915 codici verdi, 8.386 codici gialli e 845 codici rossi. Il primo elemento che emerge sostanzialmente è uno: oltre la metà degli accessi sono accessi sostanzialmente inappropriati. Mi riferisco in particolare ai codici bianchi e ai codici verdi. Quindi i tempi di attesa sono nell'ordine, stimati da soggetto certificatore esterno, di 89 minuti per i codici bianchi, di 46 minuti per i codici verdi, di soli 10 minuti per i codici gialli e di nemmeno 3 minuti per i codici rossi. Questi sono i tempi da media. Quindi laddove c'è un'esigenza, un'emergenza, la risposta non è certamente l'attesa nei locali del pronto soccorso. La attesa c'è e comunque al di sotto della media nazionale, molto di sotto, perché i dati sono certificati dall'Istituto Sant'Anna, dove sia per i codici verdi sia per i codici gialli la performance attribuita all'ospedale è buona.
diciamo, la soluzione non è certamente però quella rappresentata dal consigliere istante, cioè una diversa articolazione dei presidi di pronto soccorso, quanto piuttosto quello che lascia intendere alla fine della interrogazione, e cioè la necessità di arrivare e di addivenire ad una integrazione vera tra ospedali e territorio, tra ospedali e cure primarie. Nella sostanza, tanti di questi accessi le persone si rivolgono al pronto soccorso perché non trovano sul territorio una risposta adeguata. La risposta adeguata che pensiamo di dare è una rivisitazione, riorganizzazione, in primis dando un ruolo nuovo, diverso ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, cercando di organizzare delle AFT, organizzazioni funzionali territoriali, dove medici si mettono insieme, si aggregano insieme e garantiscono continuità e presenza temporale per almeno 12 ore nell'arco di 5 giorni alla settimana. Anzi, con apertura, è possibile apertura anche nella giornata di sabato. Questo permetterà da un lato di dare una risposta a quei codici che non debbono andare a quegli accessi che sarebbero inappropriati, che non debbono andare ai pronti soccorsi, ma debbono andare e si possono rivolgere ai medici di medicina generale. Questo permetterà di rispondere ancora in maniera più tempestiva ed efficace invece alle prestazioni che necessitano un intervento di pronto soccorso di emergenza-urgenza. Questa è l'organizzazione, già nel 2017 arriveremo ad una definizione di queste AFT territoriali. Grazie. Grazie, prego consigliere per la replica. Sì, grazie assessore, io ho capito che per le urgenze ci mancherebbe altro che non ci sia un tempestivo riscontro per i malati appunto che hanno delle urgenze gravi. Il problema è che non solo lo dico io, ma ci sono state inchieste giornalistiche con tanto di foto, registrazione e quant'altro che hanno fatto vedere che ci sono attese lunghe. Voi continuate con annunci a farlo da campagna elettorale da 20 anni ormai, che amministrate la regione, la realtà è che sono alla Santa Maria di Misericordia, la situazione è questa. Quindi lo dite da anni di risolvere il problema, ma non lo fate. Quindi sarebbe il caso che da oggi, invece di predicare bene, arrivaste proprio ad una risoluzione del problema non più rimandabile. Grazie. Passiamo ora all'oggetto 87. A presentare questa interrogazione il consigliere Ricci, la rivolge all'assessore Chianella. Variante stradale di Bastardo e risanamento della strada provinciale 451. Informazioni della Giunta regionale sullo stato dei lavori, sui tempi di ultimazione dei medesimi e sulla qualità degli interventi. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, e saluto con una buona serata a coloro che ci ascolteranno attraverso il sistema della comunicazione televisiva. La interrogazione propositiva è inerente alla variante stradale di Bastardo e la strada provinciale SP451 nel suo quadro di risanamento e di riqualificazione. Si tratta di un'opera importante, finanziata peraltro dalla Regione Umbria nel quadro della consigliatura che vedeva quale assessore Silvano Rometti, un'opera importante finanziata appunto dalla Regione Umbria con circa 8,5 milioni di euro. Il progetto successivamente e l'appalto è stato svolto a cura della provincia di Perugia e l'opera doveva essere, secondo gli intendimenti peraltro anche comunicati, conclusa nel 2015. Si riscontrano e vengono segnalati delle problematiche tecniche e anche della afferenza sulla qualità degli interventi in atto, oltre che, come citato, aspetti che riguardano dei ritardi. Si domanda quindi di conoscere la situazione con un quadro ricognitivo sullo stato dei lavori e anche i tempi di conclusione di questa opera che riguarda un nodo viario importante per l'area di Bastardo, ma direi per un quadro regionale significante. Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie, Presidente.
Grazie consigliere Ricci. La Regione dell'Umbria ha inserito con delibera di giunta regionale numero 511 del 2004 nel programma integrato per le aree terremotate PIAT l'intervento di adeguamento e risanamento appunto della 451 della strada oggetto della variante oggetto di interpellanza. Con successiva determinazione dirigenziale del 2005 avente oggetto appunto il programma integrato per le aree terremotate è stato definito e stabilito l'importo di finanziamento in 8.550.000 euro. L'intervento si riferisce alla realizzazione di un nuovo tratto di viabilità in variante della strada provinciale 451 che connettendosi alla strada provinciale 316 con una nuova rotatoria in corrispondenza con l'intersezione della strada provinciale 413/1 in località Cavallara si sviluppa a nord dell'abitato per circa 1,2 km di Bastardo, appunto, dell'abitato di Bastardo. La realizzazione di questa nuova infrastruttura nasce per alleggerire il centro abitato dal flusso dei mezzi pesanti. Le caratteristiche funzionali e geometriche della strada sono di tipo C. Sono state previste inoltre una serie di opere d'arte essenzialmente legate alla particolare natura geomorfologica e idrogeologica del sito, consistenti in opere di contenimento, gabbionate, scogliere, muri di sostegno e paratie di pali in cemento armato, nonché opere di attraversamento idraulico del corpo stradale finalizzate a permettere un'adeguata permeabilità del rilevato stradale. Il soggetto attuatore, come è stato detto, è la provincia di Perugia. La provincia di Perugia ha approvato il progetto esecutivo nel 2011. La successiva approvazione è avvenuta nel 2013 è stato aggiudicatario il consorzio CSI, Consorzio Servizi Integrati con sede ad Ancona. L'importo del contratto iniziale è stato quindi di 5.635.000 euro, compresi oneri e costi per la sicurezza IVA. A seguito della successiva stipula del contratto, il 9 maggio del 2014, i lavori sono iniziati appunto nel 2014. Ad oggi sono state eseguite una serie di opere di contenimento e di formazione del corpo stradale, nonché la fondazione stradale, in particolare in una parte relativa in prossimità della rotatoria cosiddetta B, risulta da completare il corpo stradale il rilevato nella parte a ridosso della cosiddetta rotatoria A. Per il superamento del fosso Pantano in prossimità della rotatoria A è stata proposta dall'impresa nel 2016 una soluzione migliorativa con uno scatolare in cemento armato. La progettazione della pavimentazione stradale e delle barriere stradali sono state oggetto nel 2016 di proposta migliorativa da parte dell'impresa sottoposta all'approvazione di una variante da parte del soggetto attuatore. L'ultimazione degli interventi è prevista nel corso del prossimo anno. Sul piano contabile l'impresa ha prodotto al 2016 tre stati d'avanzamento per un totale di circa 2 milioni e mezzo, ai quali si aggiungono IVA e spese tecniche. La Regione dell'Umbria ha liquidato oggi un importo complessivo di 5 milioni e mezzo. Grazie. Prego consigliere Ricci per la replica. Sì, grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Ringrazio l'assessore con delega che ha definito anche la tempistica conclusiva di questa opera che avrà, come ha ricordato l'assessore, fra le diverse modalità positive anche quella di alleggerire dal traffico pesante un'area urbana comunque significante dell'Umbria afferente all'area di Bastardo. Ha sottolineato anche che questa opera discende dai fondi in parte PIAT e lo sottolinea, erano fondi che nel quadro post-sisma 1997 apparivano come misure compensative di sviluppo delle aree oggetto di sisma nel 1997, con l'auspicio che anche questa impostazione, opere e attività compensative dei danni sulle attività economiche possano anche essere rivolte come attenzionamento sul quadro nazionale anche per il sisma 2016 in Umbria e nel centro Italia.
Grazie. Grazie consigliere. Andiamo avanti adesso con un'interrogazione, la numero 89 del consigliere De Vincenzi, proposta anche questa all'assessore Chianelli. Attivazione di treni ad alta velocità nel territorio umbro, prospettive nel breve, medio periodo, anche alla luce delle iniziative che la Giunta regionale intende intraprendere ai fini di un efficiente collegamento dell'Umbria con le più grandi attività del nord e del sud Italia. Informazioni della Giunta medesima al riguardo. Prego consigliere De Vincenzi. Grazie presidente. Assessore, come sa, gli attuali collegamenti ferroviari sono costituiti da due coppie di intercity da Perugia su Roma e sono inseriti nel contratto di servizio 2017-2026, da una coppia di treni intercity Roma-Firenze via Terontola, una coppia di intercity Terni-Milano e due coppie di intercity Roma-Ancona via Foligno, Spoleto e Terni. Ora, questi collegamenti sono evidentemente insufficienti a garantire lo sviluppo del territorio, non solo e non tanto per uscire, ma anche e soprattutto per un territorio che si trova nella condizione anche di aver subito il terremoto, estremamente critica dal punto di vista del turismo e quindi in generale dei collegamenti con il resto d'Italia. Ora, il 30 settembre avevo presentato una mozione che poi non è stata discussa in relazione, diciamo, nella contingenza di una concessione di un treno Frecciargento a Mantova. Parliamo di una città con un bacino di 50.000 abitanti. Allora, ci è sembrato molto paradossale che una regione come la nostra non possa usufruire di treni ad alta velocità e, vista l'urgenza anche e i rinnovati interventi anche a livello parlamentare, ecco, noi vorremmo sapere, per conoscere bene qual è la situazione, lo stato attuale, perché abbiamo una serie di informazioni che vorremmo verificare con quanto ci dirà adesso lei, assessore, in maniera tale che vogliamo capire a che punto è l'opera e lo stato delle cose. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Chianella. Grazie presidente, grazie consigliere De Vincenti. Le problematiche oggetto della presente interrogazione sono state trattate ripetutamente nel corso dell'ultimo decennio, in questi ultimi anni, e una loro analisi e relative proposte di soluzioni sono riportate, almeno una parte di queste, sono riportate nel nuovo piano regionale dei trasporti. La difficoltà a individuare soluzioni di collegamenti ferroviari veloci con il sud e il nord Italia è principalmente dovuta alla particolare situazione infrastrutturale, cioè rete complementare a semplice binario, che risulta essere carente e inadeguata per la circolazione di treni ad alta velocità. Attualmente l'unico collegamento diretto di categoria intercity tra l'Umbria e il nord Italia è il Tacito. Nel tempo l'istradamento di questo treno sulla linea direttissima tra Arezzo e Firenze è stato messo in discussione a motivo del crescente traffico di treni di alta velocità e con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza di questi. La marginalizzazione dell'Umbria rispetto all'accessibilità alla rete dell'alta velocità è nota. La linea Terontola-Foligno elettrificata a singolo binario necessita di interventi di potenziamento e adeguamento in relazione alla sua doppia funzione di adduzione alla rete alta velocità verso nord e di elemento strategico della rete regionale. Il nuovo piano regionale dei trasporti propone soluzioni per i servizi ferroviari finalizzate a scongiurare il rischio di marginalizzazione, abbracciando interventi sugli orari e le coincidenze, l'attrezzaggio, il rinnovo del materiale rotabile e infine il potenziamento infrastrutturale, che prevede appunto la realizzazione di una nuova stazione alta velocità per collegamenti verso nord e verso anche sud. La proposta di realizzazione della nuova stazione comporterà importanti vantaggi in quanto permetterà di utilizzare parte dell'offerta dei servizi di alta velocità circolante sulla linea direttissima. La nuova stazione inoltre offrirà una modalità di accesso efficiente alla rete alta velocità sia con il mezzo pubblico che con il mezzo privato, ad un ambito sovraregionale tra più svantaggiati del nostro Paese dal punto di vista dell'accessibilità a questa categoria di servizi. In aggiunta a tale soluzione, e in attesa che questa venga realizzata, sono state valutate negli anni alcune proposte di intervento, la cui fattibilità presuppone una preliminare condivisione delle scelte da parte anche delle
regioni limitrofe che utilizzano il medesimo servizio. Fra queste si ricorda la proposta di modifica della traccia oraria del treno Intercity, appunto il Tacito, Intercity 580, per garantire un'adeguata coincidenza con i servizi AV in partenza da Firenze Santa Maria Novella e consentire di raggiungere Milano per circa 3 ore e 20. A tal riguardo occorre anche sottolineare che questa possibilità già esisteva prima dell'ultimo cambio d'orario di dicembre, sfruttando la coincidenza a Firenze Santa Maria Novella appunto con il gestore Italo. La proposta di implementare un nuovo servizio ferroviario ad alta velocità in partenza dall'Umbria diretto a Milano senza necessità di cambio a Firenze. Si ricorda inoltre, parlando di alta velocità, parlando di Freccia Argento, Freccia Rossa e Freccia Bianca, che la fattibilità delle proposte sopraccennate, e questa è una cosa detta già diverse volte, è sempre molto condizionata dalla natura squisitamente commerciale del servizio richiesto, che presuppone necessariamente la copertura dei costi di esercizio a carico del committente, qualora non dovessero essere sufficienti gli introiti derivanti da tariffa. Quindi l'amministrazione regionale ovviamente si sta muovendo su questo, sulla realizzazione della stazione cosiddetta Metra Etruria, ovviamente insieme alla regione toscana, che è la regione, diciamo, insieme alla regione Umbria, direttamente interessata su questo. Grazie assessore. Prego consigliere De Vincenzi per la replica. Allora assessore, io sono non concordo su alcune cose che mi preoccupano, su alcune cose che ha affermato. Sa benissimo, anche se è vero che abbiamo varato, è stato varato questo piano dei trasporti, che la stazione della Metra Etruria in realtà per l'Umbria è soltanto un evento, diciamo, che nuocerà, che sarà assolutamente negativo per i cittadini umbri, ma anche per il turismo, per portare gente in Umbria. Allora, il problema non è infrastrutturale, perché il manuale di linea, i manuali di linea, e poi lo testimonia anche il Tacito, già passano, permettono il passaggio dei treni sia Freccia Rossa che di altra natura. Quindi il problema infrastrutturale non c'è, sicuramente il raddoppio della linea faciliterebbe, però già oggi possono circolare. Il problema è sostanzialmente quello che lei ha ricordato, cioè treni a mercato libero e diciamo, la necessità per la Regione di entrare in partecipazione eventualmente, quindi mettere un contributo per mettere questi treni. Il problema vero però è domandarsi se questo isolamento che noi viviamo è causa del mancato sviluppo o viceversa, cioè il problema vero è che se noi non investiamo su questi treni e la Regione non ci si mette, come si suol dire, di buzzo buono anche con il governo, perché anche Del Rio ha manifestato intendimenti favorevoli in proposito, allora la domanda, l'interrogazione era soltanto per sapere ma che cosa vi siete detti con l'assessore, con il ministro, perché questa è la vera situazione, cioè qui c'è solo un problema di realizzare quello che è già nelle possibilità. Abbiamo parlato in un convegno proprio sabato con tecnici delle ferrovie che ci hanno detto in base al manuale i treni possono passare da domani, e questa è la realtà dei fatti. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo ora all'oggetto 90, abbiamo una interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Barberini. Straordinario aumento degli accessi presso il pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo? Sì, grazie Presidente, un saluto ai consiglieri presenti, a chi ci ascolta. Questa interrogazione è la conseguenza, assessore, di una serie di anomali afflussi al pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino. In particolare nelle ultime settimane c'è stato un aumento presso quel pronto soccorso di codici rossi e di codici gialli mai visti fino a questo momento, nel senso che pur essendoci una media di 0,6 codici rossi al giorno e di 19 codici gialli, in alcune giornate vi sono state sino a 5-6 codici rossi e fino a 40 codici gialli.
Ci chiediamo intanto se questo aumento è la conseguenza dell'apertura del tratto umbro della Perugia-Ancona avvenuto nel luglio o se è anche conseguenza della riorganizzazione del sistema sanitario delle Marche, in particolare del depotenziamento dell'ospedale di Fabriano. So che da alcune verifiche fatte si attesta che nella maggior parte dei casi si tratta comunque di pazienti che vengono dal territorio dell'Alto Chiascio. Nonostante questo, il trend prevede un aumento negli ultimi mesi di circa il 14% delle prestazioni dell'ospedale di Branca e siamo vicini a circa 30.000 accessi all'anno. Ho sentito che prima parlava di una riorganizzazione per quanto riguarda i codici bianchi e i codici verdi, che credo sia essenziale perché in queste giornate di straordinario afflusso siamo arrivati ad aspettare fino a 10 ore per una semplice prestazione di codice bianco, creando sicuramente pressioni sia sugli operatori sanitari, che ringraziamo, ma soprattutto tensioni rispetto ai pazienti che sono costretti ad aspettare per tante ore. Ora, quindi, il senso di questa interrogazione è proprio questo. Poco tempo fa è stato potenziato il personale, diciamo, infermieristico e di OS dell'ospedale di Gubbio Qualdotadino. So che a giorni ci sarà la nomina del nuovo responsabile del pronto soccorso di Gubbio Qualdotadino, quindi sarà una persona in più di personale medico che si aggiungerà a quello attualmente presente. So anche che se queste anomalie, in particolare con i codici rossi e i codici gialli, dovessero continuare, credo che sia necessario un ulteriore potenziamento. Grazie. Grazie. Consigliere Smacchi, prego. Assessore Barberini. Sì, il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Gubbio Qualdotadino è inserito a tutti gli effetti nella rete emergenza urgenza della nostra regione. Nel 2016 ha avuto il pronto soccorso quasi 28.000 accessi, 988 sono accessi per codici bianchi, 18.411 codici verdi, 8.126 codici gialli e 212 codici rossi. Già qui un primo elemento emerge rispetto ad altri presidi ospedalieri, in particolare quello di cui abbiamo parlato nella precedente interrogazione, e cioè c'è una incidenza percentuale inferiore dei codici bianchi rispetto agli altri presidi ospedalieri. E questo è il primo elemento di riflessione. È chiaro che le situazioni rappresentate dal consigliere interrogante, dal collega Smacchi, si riferiscono in particolar modo alla situazione venutasi a creare in data 20 marzo 2017, dove abbiamo avuto una serie concomitante, straordinaria e per la verità mai verificatasi negli ultimi mesi, dove i codici gialli che normalmente vengono trattati in quel presidio sono 22, sono stati 38, quindi praticamente il doppio, e dove i codici rossi, normalmente trattati 0,6, quindi nemmeno uno a giorno, in quella giornata sono stati trattati in 5 casi e tra l'altro estremamente complessi. Non solo, nello stesso giorno ci sono state ben 10 uscite della chiamata al 118 con ambulanza e quindi medico, infermiere e ambulanza che sono uscite al presidio. Quindi diciamo è una serie fortuita, straordinaria. Tecnicamente si parla di interventi sulla curva in estremità, sulla curva della variabilità guassiana. Sostanzialmente noi cercheremo comunque di monitorare con maggiore attenzione questa situazione. Sicuramente gli accessi in quella giornata e in questo periodo per lo più sono riconducibili all'area su cui insiste il presidio ospedaliero di Qualdotadino, quindi non assistiamo a fenomeni di mobilità dall'area del Perugino e dall'area marchigiana se non quelli che normalmente si verificavano. C'è però questa situazione di incremento importante, straordinario in quel giorno, ma direi nella media importante, dei codici rossi e dei codici gialli che normalmente, come ben sappiamo, sono i codici a più elevata complessità e che hanno bisogno di un'assistenza dedicata e tempestiva. Per tale ragione l'azienda sanitaria si sta muovendo in queste direttrici, nell'ALDA 1
quello che ha rappresentato, cioè un potenziamento già avvenuto di personale del comparto. Nei prossimi giorni sarà nominato in misura addizionale il responsabile della struttura semplice del pronto soccorso e comunque continuerà l'attività di monitoraggio per verificare se queste curve si ripeteranno nel tempo. È ovvio che sarà necessario rivisitare complessivamente la situazione per capire se ci saranno bisogno di ulteriori dotazioni. Però intanto una prima risposta ci sarà già nei prossimi giorni, perché doveva essere fatta indipendentemente da quella situazione, quel picco che ad oggi è episodico, ma vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, se invece si ripeterà nel tempo e quindi sarà necessario tornare a fare una successiva valutazione. Però rassicuro il consigliere, l'incremento ci sarà e nello stesso tempo però ci sarà una valutazione attenta su quello che saranno le richieste e l'attività del pronto soccorso del presidio di Branca. Grazie. Grazie assessore. Prego, grazie assessore, mi convince la sua risposta sotto due profili. Innanzitutto perché c'è un'attività di monitoraggio e quindi è tutto sotto controllo, almeno dal punto di vista dei flussi e dal punto di vista anche dell'aumento delle prestazioni presso quel pronto soccorso. È anche vero, assessore, che prima o poi bisognerà mettere mano in particolare alla mancanza di un di fatto direttore di quel dipartimento, nel senso che il direttore di quel dipartimento fa il chirurgo a Branca, quindi di fatto c'è sempre necessità di un responsabile che però non è il direttore. Quindi su questo dobbiamo metterci mano. Allo stesso tempo questo potenziamento sicuramente andrà nella direzione di avere un medico in più e, come diceva prima, però una migliore riorganizzazione dei servizi anche a livello territoriale credo che comunque delimiti anche il binario rispetto alle quali bisogna in qualche modo dividere le prestazioni urgenti, quindi codice rosso e codice giallo, rispetto alle prestazioni che hanno un'entità minore e rispetto alle quali non si possono far aspettare 10 o 12 ore chi di fatto deve fare una medicazione. Credo che questo ne va proprio della qualità della nostra sanità e della dignità della stessa prestazione degli operatori. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'oggetto 91. Sono i consiglieri Liberati e Carbonari a presentare questa interrogazione all'assessore Paparelli. Rapporto Banca Italia sul turismo e danni indiretti post sisma, rischio collasso economia umbra, stato di avanzamento della proposta regioni, governo, informazioni della giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Sì, salve, grazie presidente. Dunque, intanto rilevo che siamo arrivati a fine marzo e le 60 casette promesse in più nella zona di Norcia non sono minimamente pronte, quindi Catiuscia Marini deve stare attenta quando parla su questo argomento, perché è estremamente delicato. Poi, per quanto riguarda il tema del danno indiretto, è bene ricordare che ovviamente c'è una situazione di collasso generale imminente per alcune tipologie di attività, onde per cui è necessario che ci sia un intervento serio da parte governativa. È stato ricordato in un precedente atto, sempre con il vicepresidente della Giunta, che dopo il 1997 fu accordata un'erogazione che ovviamente era limitata. Anche in questo caso c'è un problema non soltanto di risorse, lo andremo a dire successivamente, ma anche relativo al territorio interessato, che non può essere soltanto quello del cratere, al momento in cui vengono erogate queste risorse, cioè subito, anzi ieri, e poi la modalità con cui vengono erogate, che è altrettanto importante. Cioè quindi capire se una volta che il danno indiretto diventa realtà, come dopo gli interventi del Parlamento sembra che sia, poi davvero le risorse arrivino sul territorio, perché la situazione è molto grave e non riguarda soltanto l'aspetto, come posso dire, meramente turistico, le attività meramente turistiche, ma anche quelle dei servizi artigianali, commerciali e talvolta persino alcune industrie. Quindi chiedo di sapere da parte del Vicepresidente della Giunta
cosa si intende fare al riguardo, ricordando anche quali siano stati gli ostacoli prima del sisma 2016 che hanno portato a quel risultato non propriamente edificante, per cui siamo soltanto terzultimi in Italia per presenze straniere, siamo stati così tali nel 2016 per presenze straniere nel nostro paese. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Paparelli. Sì, grazie presidente. Ma come è noto, il tema del cosiddetto danno indiretto è stato fin dall'inizio una delle questioni su cui si è incentrata l'attenzione della giunta regionale in esito agli eventi sismici del 2016, alla luce delle ricadute sui flussi turistici prodotta dall'enorme eco mediatica della lunga sequenza di terremoti e dai gravissimi danni al patrimonio culturale e abitativo registrati. È del tutto evidente come il complesso degli eventi e la ricaduta in termini di percezione indotto su operatori e consumatori abbia determinato, come accade in questi casi, gli effetti negativi sul complesso del movimento turistico che interessa la Regione. Però voglio fare delle puntualizzazioni che mi sembrano doverose rispetto alle considerazioni degli interroganti. In primo luogo sulla consistenza dei flussi turistici ante terremoto. Come è noto a tutti, infatti, fino al 24 agosto l'Umbria stava vivendo un importante periodo di incremento dei flussi turistici più che doppio rispetto alla media di crescita del Paese, Italia. Dai dati ufficiali delle oltre 4.000 strutture recettive della Regione risultavano incrementi di arrivi pari al 7,30% e di presenze pari al 6,4%, con una importante componente riferita al mercato nazionale, ma anche con una crescita rispetto al mercato estero. A tale proposito, lei cita i dati di Banca Italia, che sono dati assoluti, che sono riferiti a una regione che è una delle regioni italiane più piccole in termini di popolazione. Ma se lei analizzasse la torta, diciamo, sul 100% dei turisti, quanti sono gli arrivi degli italiani e quanti sono gli arrivi degli stranieri, si renderebbe conto che abbiamo una delle migliori performance, perché circa un terzo dei turisti che arrivano nella nostra regione sono turisti stranieri. Detto questo, gli eventi prima del 24 agosto e poi del 26 e 30 hanno ovviamente cambiato il tratto del fenomeno, con un segno globale negativo di oltre il 35% di arrivi e del 14% delle presenze. Tra l'altro questo dato è edulcorato dal fatto che gli alberghi della nostra regione hanno ospitato i cittadini temporaneamente, i cittadini in esito alle inagibilità delle proprie abitazioni nelle zone del terremoto. Nel 2016 complessivamente, comunque, nonostante queste performance negative dovute al sisma, abbiamo avuto una variazione del meno 1,06 negli arrivi e più 1,28 nelle presenze rispetto al 2015, frutto di quel di quel boom che stavamo conoscendo fino al 24 di agosto. Le principali correnti italiane che sviluppano presenze superiori a 260.000 arrivi sono il Lazio, la Lombardia, la Campania e il Veneto. Le principali correnti straniere che sviluppano oltre più di 129.000 presenze sono i Paesi Bassi, la Germania, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Cina. Assessore Tempo. Chiedo solo un secondo. Un dato importante è stato confermato alla discussione di questi giorni, ha portato a far sì che l'iniziativa politica della Regione, oggetto dell'interrogazione dei parlamentari e delle associazioni di categoria, si è tradotta in un emendamento, il 7.05, che per la prima volta, che è stato integrato con delle integrazioni approvate dalla Commissione Ambiente della Camera in sede referente, che per la prima volta riconosce, così come noi l'avevamo proposto, il danno indiretto anche, quindi andando oltre quello previsto nel 97, anche oltre le aziende localizzate nel cratere. Quindi nelle province, che vi ricordate la formula che io avevo indicato, che è stata accolta, cioè nelle province in cui esistono i comuni del cratere, che per noi significa l'intera regione. L'emendamento approvato alla Camera introduce, dopo l'articolo 20 del DL 189, l'articolo 20 bis, assessore, dobbiamo chiudere, mi dispiace. Che consente di indennizzare una parte dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei flussi turistici. Questo indennizzo, peraltro, verrà aumentata la consistente dote finanziaria posta in seguito della
in sede di approvazione della manovra finanziaria a seguito dei rilievi della Comunità Europea. È notizia di oggi pervenutomi che anche la mia richiesta fatta al Ministro Poletti di estendere i 5.000 euro ai soci lavoratori di società di capitali che versano contributi obbligatori alla gestione INPS, commercianti e artigiani è stata accolta. Quindi i 5.000 euro che costituiscono un indennizzo vanno a tutte le imprese, i liberi professionisti della zona del cratere per il 2016 e anche per il 2017, come da noi richiesto, e anche per quelle categorie che inizialmente sembravano escluse. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Liberati. Sì, mi pare che manchino alcuni dati fondamentali, allora li do io. Non ci sono ancora i decreti per quanto riguarda l'erogazione di questi denari e sono soltanto 23 milioni per 4 regioni, quindi mi pare assolutamente non sufficiente, ma del tutto insufficiente, gravemente insufficiente, quanto è stato stanziato finora. Mancano anche appunto le modalità di erogazione. Per quanto riguarda poi il tema dei turisti stranieri, sappiamo, siamo terzultimi, secondo i dati Banca Italia 2016, per presenze, ecco, mi pare del tutto inconferente paragonare le presenze straniere e metterle a confronto con la popolazione residente. Grazie. Bene, grazie. Passiamo adesso all'oggetto 92. Si tratta di una interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolta all'assessore Bartolini. Rimozione e smaltimento delle macerie derivanti dal crollo di edifici a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto e 26-30 ottobre. Dettagli sull'affidamento a Valle Umbra Servizi SpA e costo dei servizi. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, informiamo i presenti che il 18 gennaio 2017 la Regione dell'Umbria, a firma dell'architetto Alfiero Moretti, determinava di affidare direttamente alla società Valle Umbra Servizi SpA la rimozione, il trasporto, il trattamento, il recupero, il smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici nelle aree colpite appunto dal sisma. E la Regione Umbria riconosce alla VUS, Valle Umbria Servizi, 66 euro per ogni tonnellata al netto di IVA che, IVA compresa, raggiungono 8 milioni di euro circa. E, peraltro la copertura finanziaria c'è una disponibilità appunto che deriva dal capo dipartimento della protezione civile e la somma, questo importo è basato su una stima effettuata dai vigili del fuoco sulle quantità che dovrebbe essere di circa 100.000 tonnellate. Allora, premesso questo, il dottor Alfiero Moretti approva lo schema di contratto collegato a questa determinazione, in cui si prevede che in caso di ritardo nello smaltimento, nel trasporto, eccetera, la penale prevista è di circa 100 euro al giorno e inoltre è previsto anche, in questo contratto è ammesso il subappalto. Ora, il tenuto conto che appunto si prevede, si dispone che la raccolta, il trasporto dei materiali ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporanei sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti e che sembrerebbe che è stata fatta anche una interrogazione, una richiesta se questo tipo di servizio potesse essere in qualche modo affidato direttamente e quindi senza gara. Allora, premesso questo, noi chiediamo se se si ritiene che appunto questa intera attività amministrativa richiamata sia stata effettuata nel rispetto formale e sostanziale della normativa nazionale e comunitaria, sia in riferimento all'affidamento diretto a VUS, sia in merito all'importo liquidato, che appunto è circa 8 milioni, e come mai anche la penale è queste poche centinaia di euro e soprattutto a chi verranno, visto che è previsto il subappalto, se si ha già notizia delle ditte a cui verranno affidati eventuali lavori di subappalto. Grazie. Consigliere, prego Assessore Bartolini. Allora, una premessa, innanzitutto
questo affidamento rientra anche in quello che più di una volta il Movimento 5 Stelle ha auspicato, la deburocratizzazione delle procedure, la velocizzazione, eccetera, eccetera. Questa è una procedura che si informa a quei canoni. Preciso anche un'altra cosa, che le determine che sono state richiamate sono state tutte oggetto di verifica preventiva da parte di ANAC. Come sapete, ad ottobre 2016 è stato stipulato il protocollo con ANAC che su affidamenti di questo genere richiede appunto una verifica preventiva. Quindi tutte quelle determine che sono state da voi puntualmente richiamate sono state riscontrate da una nota di ANAC del protocollata 22 marzo 2017, quindi pervenuta pochi giorni, che sostanzialmente ritiene che sia legittimo l'affidamento diretto a VUS in quanto l'oggetto dell'affidamento rientra nella sua attività, che per quanto riguarda l'ammontare dei penali è stata effettivamente richiesta modifica e quindi nell'ultima determina la penale ammonterà a 2.200 euro per giorno di ritardo, che per quanto riguarda i subappalti dovranno essere affidati, dove è prevista la norma, con gara, e ANAC naturalmente chiede una verifica costante, quindi tutta l'attività successiva sarà sempre e continuamente monitorata. Quindi in questa fase, con queste osservazioni, si procederà a recepire, anzi sono già stati recepiti i rilievi di ANAC, che si andrà avanti con questo rapporto di verifica collaborativa. Prego, consigliere Carbonari. Bene, mi fa piacere che ANAC, un giorno dopo la nostra interrogazione, abbia in qualche modo dato parere positivo. Sono contenta, no, che abbia dato parere positivo al fatto che questo affidamento è stato correttamente attribuito. Peraltro sono altrettanto soddisfatta per il fatto che la penale appunto ha raggiunto determinati livelli e anche del fatto che tutti gli altri lavori in subappalto andranno a gara. Rimango comunque perplessa e faremo comunque delle verifiche sull'importo che, come dicevo, essendo 8 milioni di euro è una cifra abbastanza rilevante e quindi magari sicuramente sarà corretto, però faremo le dovute verifiche. Sono parzialmente soddisfatta perché almeno questa nostra pungolo continuo evidentemente è servito. Grazie. Grazie consigliera Carbonari. Abbiamo concluso la seduta del question time. Grazie.